italiano tiene l'abbigliamento. Anche se ha un tenore di vita il cui pro capite non gli consente di tenere elevato, ha per esempio sempre un vestito, quindi sempre superiore, che rispecchia quindi sempre un'attività superiore, un benessere superiore. Insomma, il vestito, noi per il vestito. Mette via 400.000 lire, va da Celedoni, si fa la giacca, e il bel giorno la giacca è pronta. Va a prenderla, se la mette, Celedoni gliela indossa, la giacca stupenda, lui fa un pacco della sua, arriva a casa. Ring! Giacca vecchia, la moglie apre la porta. Chi te l'ha prestata questa giaccaccia? Prestata? Madonna molle! L'ho fatta dai Celedoni. Celedoni? Il sarto del presidente della Fiorentina? Come ti fa saperlo? E tra noi mogli dal parrucchiere si parla. Ci andava il duca d'Aosta, il duca d'Abruzzi. Lui era quello il più grassato d'Italia, via d'Europa. Sì. Non l'ho fumato, non l'ho bevuto, l'ho risparmiato. Alla famiglia un ho lasciato, vero? Un ho lasciato nulla mancasse. Ora, dico io, mi sono fatto un bel giacchino così te si sorte fuori e si fa la coppia. Questa giacca non mi convince, la moglie. Lui che aveva già sorriso, come non ti convince? Prima spende 400.000 franchi. Non la capisco questa giacca, scusa. Poi la mi pare anche squadrata. Come? La giacca la mi pare squadrata. Squadrata. 400.000 franchi in Celedoni e mi fa la giacca squadrata. Dice, allunga un po' le braccia. Guarda le braccia. Le vedi? Il braccio destro esce il postino e l'orologio all'orologio che te t'ha messo tipo Gianni Agnelli. Il braccio destro. Braccio sinistro. Non esce nemmeno un centimetro di impostino della camicia. Questo vuol dire che la manica destra l'è più corta. Madonna, non è vero. 400.000 lire e c'ho la manica destra l'è più corta della sinistra. Corre da Celedoni, pronto Celedoni! Apre sto Celedoni. Lei del cliente le andò via poco fa. Sì, son ben ritornato. 400.000 lire a mia moglie, una mia stupida, sa. Lo sposavo per quello. La dà fastidio, però, lei mi è stupida. Gli è bastata un'occhiata. Quello di braccio destro. Braccio destro con il polsino e l'orologio fuori. E braccio sinistro non si vede nemmeno un centimetro ed il polsino. La manica destra dunque le corta 4 centimetri più di quella sinistra. Caro il mio cliente, lei non è un mio cliente abituale. Io sono un gran sarto come un grande artista, come uno scultore ellenico. Io la morfologia la creo dal vestito a colui che indossa il vestito. Non solo io gli ho fatto la giacca corta, è lei che c'ha il braccio lungo. Lei quanti anni ha? 62. Vede? Vuol dire che lei, durante la guerra, lei la c'aveva, diciamo, 22 anni. Per cui è stato balilla, avanguardista e fascista. Per cui lei ha avuto 8 anni di salute al duce, salute il preside, saluta la scuola, saluta il caso, saluta questo, saluta quest'altro. Caro mio, guardi che 8 anni e saluta l'ispettore, e saluta l'intendente, e saluta il signore, e il cambio della milizia, e passo dei bersaglieri, è sempre così. Poi lei l'ha letto anche Edmondo De Amicis. Sì, ma quello casomai allunga la vista, non allunga mica i bracci. No, Edmondo De Amicis c'era scritto aiutare i vecchietti con le valigie, fargli attraversare le rotaie, spingere i carretti del vecchio quando il povero cavallo non ce l'aveva salita. E lei, balilla fascista, l'ha sempre spinto, e naturalmente spingeva col sinistro, che si accorciava e col destro esortava aiutatemi Balilla, aiutatemi. Allora cosa devo fare? E niente, è semplice, su, lei lascia la cosa così, vede,
La manica è lunga? La manica è lunga? Ecco, tiri sulla spalla. Tiri sulla spalla e vedi che la manica non è più lunga. Ma com'è? E puoi incidere con la spalla così? Sì, perché la spalla così l'è bella preparata. Si chiama la spalla, dell'uomo che sa tutto. Cioè il déjà vu. Cioè gli dicono, hanno occupato l'Afghanistan. E va, oh, non lo sapevo. Una mareggiata l'ha distrutto. Lei è la spalla del cinismo, no? Del déjà vu, come si dice a Parigi. Lei è un tifone l'ha spazzato le Filippine. Si sapeva prima o dopo. Ecco, la spalla sì. Dice, l'ho capito. Allora, torna a casa e dice, suona, arriva la moglie e fa, oddio, hai preso il torcicollo. Ma che torcicollo? Guarda le maniche uguali. E sì, ma guarda la spalla che hai fatto. E si è alzato la spalla, alzando la spalla, ho alzato anche questo. E sì, sì, ma scusa un po', sbottona un po' la fiacca. Ora, è vero che le maniche sono giuste, ma guardati un po' la giacca, per tenere le due spalle a posto, ora le due cose lì, le due mani, sono uguali, però voltato da questa parte, te togli la tasca, e di qua ti copre la natica. Cioè, la differenza sarà di una spanna. Lui si guarda, madonna vuole, è vero. È più corto di qua che di là. Corre subito, Cerroni! E non vado a alzare la spalla, mi ha detto che così io ovviavo lì al coso lì all'inconveniente del polso e che spoceva. L'ho alzato la cosa, però adesso alzando questa la falda si alza e si abbassa quest'altra. E dice, certo, devi saperlo. Allora, se si alza sta falda, facendo così, perché noi abbiamo due arti, con l'arto superiore l'ha alzata, lei abbassi l'arto inferiore, la gamba. Abbassi la gamba. Abbassi la gamba. C'è le donne grande, madonna, c'è le donne un genio! Viperaccia, te tu volevi mettermi nello sconforto! Guarda, l'era così, perché? Chiaro si alza se alzo la manica! Ma questa cosa qui è facile! Io alzo la spalla, per forza si alza la metà di codesta spalla di codesta giacca! Ma io abbasso il ginocchietto, ecco! E allora la moglie fa, ha alzato il ginocchietto! Ora per cortesia mettiti di profilo! Ecco, no, di profilo. Ecco qua. Ah, ecco, vedi, di profilo, tu c'hai le punte della giacca, le arrivo nei ginocchi. E dietro il culetto le ha le intemperie. Mamma mia. Ora vado a Celedoni. Vado a Celedoni. Celedoni, prima la manica la fuori e lei la mi dice tira sulla spalla. Tira sulla spalla, salta la falda, mi dice abbassa la gamba. Ora io qui abbasso la gamba e mia moglie l'ha notato giustamente perché la mia stupida che abbassando la gamba abbassa il busto, le due falde vengono in avanti e lì dietro si solleva. Chiaro, ma lei ha le reni. Un bel colpo alle reni. Così. Gamba resta piegata a sinistra quasi rigida. E le reni così. A questo poveraccio che non può neanche prendere l'automobile perché non può salire nemmeno, comincia ad andare a casa così. Il gruppo dei maggiorenti, i mandarini di Torino, i Nasi, gli Agnelli, Boniperti, Luca di Montezemolo, tutti quanti vedono passarlo e dicono, guarda quel poveraccio, ha tutti i mali del mondo, la spalla tropizzata, scoliosi, osteoporosi, la lussazione dell'anca, ha perfino un crampo alla gamba, ma deve avere un sarto che era una cannonata.